Dopo tre sconfitte consecutive, l'Alba Monteurevo è a caccia della prima vittoria stagionale. Di fronte trova la Miternina con 5 punti nelle ultime 3 gare e con l'obiettivo di recuperare terreno sulle prime della classe. Mister di Giuseppe Antonio opta per un 4-4-2 con Di Giamberardino e Pigliacelli che agiscono da terminali offensivi. Mister Di Felice invece opta per un 3-4-3 e il tridente formato da Lepidi, Linares e Ludovici. La prima occasione del match vede protagonista Di Giamberardino, che si libera bene e calcia. Morelli blocca senza problemi. Al 20° risponde la Miternina. Tiro pericolosissimo dalla distanza di Lepidi. Bartolomei smanaccia in corner. Alla mezz'ora i gialloneri protestano per un presunto fallo di mano in area di rigore. Per il signor Di Nardo Di Maio di Pescara non c'è nulla. 3 minuti dopo l'Alba Monteurevo passa in vantaggio. Di Giamberardino resiste alla carica del difensore e con il destro batte Morelli. Si va a riposo sull'1-0. Nel secondo tempo la partita si fa più nervosa e la Miternina va alla ricerca del pareggio. Al 14° calcio di punizione di Ludovici da posizione defilata. Nessuno devia e Bartolomei blocca. 2 minuti dopo calcio di rigore per gli ospiti, per un fallo commesso da Di Francesco. Linares si presenta dal dischetto, ma si fa ipnotizzare da Bartolomei. Alla mezz'ora è la Miternina a protestare per un presunto atterramento in area. Per il direttore di gara non c'è nulla. Al 39° l'Alba Monteurevo ha l'occasione per chiuderla. Traversa di Pigliacelli sull'ottima pennellata di Di Silvestre. Assalto finale degli ospiti che però si rendono pericolosi solo con un colpo di testa di Gentile su una punizione battuta da Marino Di Alessandro. Termina 1-0, prima vittoria stagionale per l'Alba Monteurevo che alla prossima dovrà vedersela con il San Gregorio. Per la Miternina terza sconfitta stagionale che dovrà essere riscattata domenica prossima contro i Nerostellati. Avevo chiesto ai ragazzi di fare una grossa prova a livello di carattere, di voglia, di attenzione e di sacrificio e sono stati bravissimi a fare quello che gli avevo chiesto, sono stati veramente bravissimi. Purtroppo il campo a seguito della pioggia era un po' allentato, quindi era molto difficile comunque sia giocare palla a terra. E abbiamo cercato di sopperire a questo in un altro modo e è andata bene.